Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Soprattutto benvenuti e special modo benvenuti nel primo production vlog del 2021. Conto di farne tanti quest'anno, di farne diversi e di provare a farvi questo racconto delle produzioni che faccio, immergendoci di più naturalmente nella post-produzione di quello che faccio. Ora, siamo nel 2021 e a fine 2020 ho affrontato la produzione di un altro spot pubblicitario. Spot pubblicitario con la stessa agenzia e stesso brand del primo vero test di production vlog, quello uscito l'anno scorso. Parliamo di Optima, un'azienda che fa telecomunicazioni, che io seguo con la produzione, con la società di produzione da diversi anni, e da diversi anni praticamente curo tutta la parte di post-produzione di questi spot. E quest'anno mi hanno richiamato, ricontattato per fare un altro spot, quello che è in onda da fine gennaio 2021. Ma questa storia comincia un pochino prima, quindi torniamo un po' dietro nel tempo e vi racconto. Salve a tutti amici e benvenuti in un nuovo production vlog. Me lo avete chiesto in tanti e io vi accontento. Vi porto con me nel viaggio della creazione di questo nuovo spot per le TV nazionali. Allora, oggi è il 10 novembre, in piena crisi emergenza sanitaria. Adesso vado a fare il primo incontro con la produzione e l'agenzia creativa del brand, che è lo stesso dell'altro spot di cui vi feci il racconto, quindi parliamo di un'azienda di telecomunicazioni. Andiamo a fare il primo incontro e vediamo un pochino quali sono le idee, perché il problema in questo momento sarà la fase produttiva, cioè produrre realmente i contenuti, girare, insomma, perché i set possono lavorare ma con tante difficoltà e tante problematiche. Io mi aspetto che mi propongano anche uno spot full 3D. Questa è una cosa che mi aspetto, ma ci vogliono 10 minuti di macchina, vado a questa riunione, faccio la riunione e vi faccio sapere. Arrivato sul luogo della riunione, ho parcheggiato la macchina, bel parcheggio privato, andiamo in ufficio di produzione e vediamo che cosa ci chiedono. Non è uno spot tutto in 3D, ma è uno spot che contiene comunque degli apporti grafici, d'animazione ed effettistica importanti per la narrazione. Quindi un lavoro diverso da come me l'avevo immaginato, probabilmente anche meno stressante, anche se poi tutte quelle che sono scelte artistico-tecniche comunque diventano sempre stressanti. Prossimo step quindi è quello di ricevere un po' tutti i materiali, tutte le mail con tutti i file grafici, le idee, i bozzetti, e sviluppare quella che può essere un'animazione demo di questo. Parliamo di un fascio di luce con un branco di, non branco, uno stormo di colibria che sono il logo della società, insomma, che vanno, passano dietro gli oggetti, ma non devono essere pienamente integrati in quanto sono un contenuto grafico, quindi c'è un po' di ricerca e sviluppo da fare. Piccolo spoiler, questa cosa che vi ho appena citato non si è più fatta, perché in realtà è stata fatta, ma non è piaciuta, non era il mood giusto, distoglieva troppo l'attenzione, quindi ne abbiamo parlato tanto in quella riunione, ma poi realmente non si è fatto, non è stato più utilizzato, quindi. Update della storia, è passato circa un mese dal primo incontro con i clienti, la produzione per la realizzazione dello spot, sono seguiti storyboard, sceneggiature. Oggi finalmente è il giorno prima delle riprese. E oggi stiamo andando tutti quanti negli uffici di produzione a farci tamponare, perché le vigenti norme lo prevedono, quindi andiamo a farci l'ennesimo tampone e sperare che tutti quanti siano negativi, così possiamo lavorare in serenità. Beh, non c'è null'altro per ora, se non il fatto che c'è un tempaccio, fortunatamente gireremo al chiuso e nulla, questo è quanto per ora, vi aggiorno appena esco se ci sono delle novità. Questa che vi ho mostrato è
Il lungomare di Napoli è stato riaperto soltanto in occasione di alcuni lavori che stanno facendo per la viabilità, quindi per non bloccare la città hanno riaperto questo tratto di mare che è chiuso da tantissimo tempo ed è sempre bellissimo passarci perché mi ricordo la mia gioventù. Detto ciò, sono uscito dall'ufficio di produzione, avevo fatto il tampone, negativi tutti quanti, fortunatamente, quindi possiamo lavorare in serenità. Ho avuto l'idea degli orari domani di lavoro e sarà 15 lunedì 3. Quindi sarà una giornata lunga, ma lunga, lunga, lunga. Detto ciò, nulla di nuovo, delle lavorazioni da fare in color, per variare dei colori di alcune magliette, l'unica cosa un pochino più particolare che è uscita oggi. Altro spoiler, anche questa cosa non è stata fatta più. O meglio, la color naturalmente è stata fatta, ma questo famoso ritocco di cui parlavo in color non è stato più lavorato e questo tipo di lavorazione non è stata più necessaria. Poi per il resto ho fatto una chiacchierata con un regista, una persona molto ma molto brava, e null'altro. Null'altro per ora, quindi andiamo a preparare tutto quello che ci servirà per il set di domani, che tutta l'attrezzatura dovrò portare con me, e poi domani si va al lavoro sul set. Ore 12.50, alle 14 devo finalmente scendere per andare sul set. L'attesa mi uccide perché oggi 7.15 non è 30. E da stamattina fino all'orario del set, praticamente riesco a fare ben poco perché sono focalizzato su quello che devo fare sul set, quindi e mi aspetta una giornata molto lunga. L'attesa uccide. Trovato parcheggio. Speriamo che la riesco a ritrovare dopo la macchina. In teoria non c'è nessun cartello che mi vieti il parcheggio, però non si può mai sapere. E sono quindi arrivato in zona, piove, il tempo da fa davvero schifo, e adesso mi devo fare 200-300 metri a piedi per arrivare sul set, meglio del chilometro che invece era previsto da un parcheggio convenzionato. Vediamo un pochino cosa ci aspetta. Interrompo di nuovo il racconto perché durante quando sono sul set, durante le fasi produttive, dato che i set sono molto concentrati, ci sono tantissime professionalità, poi ancora di più in questo periodo dove con l'emergenza Covid ci sono una serie di protocolli da seguire, quindi anche se siamo in tanti sul set non possiamo stare vicini, dobbiamo mantenere distanze di sicurezza, se qualcuno fa qualcosa davanti al monitor e noi dobbiamo controllare anche noi, dobbiamo aspettare che quella persona ha finito, che si allontani per poi avvicinarci, sono un sacco di cose che rendono la giornata complicata, ancora di più di quello che è un set. Quindi ho avuto proprio difficoltà nel creare di registrare delle clip, anche perché sostanzialmente tutto il mio lavoro avveniva prima e dopo la ripresa. Prima perché parlavo con il regista, col direttore della fotografia, sistemavamo l'inquadratura, la provavamo, poi necessariamente tutte le persone che non erano necessarie in quel momento della produzione sul set dovevano allontanarsi e quindi noi eravamo fuori in un giardino, tutte le persone che in quel momento non erano necessarie alla realizzazione dell'inquadratura ad aspettare per poi rientrare per guardarle e vedere se era tutto corretto. Quindi questo poi entra ed esci, pioveva, faceva freddo, l'orario era quello che era perché poi si è fatto davvero molto tardi, adesso nella prossima clip vedrete, vi dirò che ora si è fatta, la concentrazione veniva a mancare, quindi tutte le mie forze le ho impiegate per lavorare, per portare a casa poi il prodotto e non sono riuscito a registrare niente. Finita questa giornata lunga di produzione, spazio molto piccolo, spazi molto piccoli, non ho potuto raccontare quel che avrei voluto anche perché c'erano troppe persone, dovevamo fare attenzione a troppi fattori, sono un'altra volta a buio, sono le 3 di mattina e sto rientrando finalmente a casa, quindi anche se non mi vedete mi auguro una buona serata e domani forse o dopodomani andrò a recuperare l'hard disk con tutto il materiale girato negli uffici di produzione. Non ho aspettato ora perché ci volevano almeno altri 30 minuti, quindi sono abbastanza stanco, quindi vado a riposare. Ok, piccolo update sulla lavorazione. Sono andato il sabato successivo negli uffici di produzione, sono andato a ritirare un hard disk molto più grande di questo, adesso l'ho già scaricato, mi sono fatto la mia copia di backup su un Gilead Chronology Armor
HDD 2 tera. E probabilmente questo sarà il mio hard disk di produzione dove monterò tutto il lavoro. Ora non monto dalla mia workstation perché voglio lavorare in modo un pochino più creativo e quindi voglio cambiare il luogo in cui lavoro. Mi metto a lavorare in salotto con un po' di televisione così mi fa compagnia per fare la prima scrematura e la prima bozza di editing. Ci metterò diverse ore e vedremo già il risultato quale sarà. Non sono mai riuscito a trovare più velocemente una canzone adatta secondo il mood che aveva chiesto il cliente. Bella, ho preso tutte le canzoni, le musiche dove non vengono composte da un compositore ad hoc, da artlist.io. Prendo tutto da lì e sono super soddisfatto di quello che trovo. Davvero un investimento che vale tantissimo. Situazione al momento, ho fatto tutti i sync del caso. Questo sono i 30 secondi dello spot, questo invece è tutto il girato, buono naturalmente. E quindi adesso devo fare una magia e con uno schiocco di dita trasformare tutto questo in questo pezzettino qui. Proviamo? Proviamo. No, non succede niente perché finché non mi ci metto a lavorare, questo non diventa questo. Dai, riproviamoci. Ok, sono passati solo 2 giorni e sono riuscito a far quadrare tutto nei 30 secondi. Adesso è uno spot completo, adesso dobbiamo revisionare il montaggio insieme al regista, però ho appena finito e volevo comunque comunicarvelo così che posso mandarlo alla produzione e al regista, così ci facciamo un check per poi passare alla color, alla grafica e quant'altro. Allora, volevo farvi un aggiornamento sulla situazione. Per voi saranno passati pochissimi attimi, per me sono passate almeno 10 giorni? No, meno. Sarà passata almeno una settimana. È diventato il nuovo anno, quindi siamo nel 2021, prima eravamo nel 2020, e abbiamo fatto almeno altre 4-5 versioni dello spot, dove siamo andati a ritoccare piccole cose, fino ad arrivare al momento che siamo alla versione numero 7 del montato, dove è stato mostrato all'interno dell'azienda e sono state raccolte tutte quelle che sono le opinioni del reparto creativo, le opinioni dei legali, quindi in merito a quello che si può dire e quello che non si può dire. Ed oggi mi sono arrivate tutta una serie, dopo una riunione, mi sono arrivate tutta una serie di richieste sul montato che adesso dovrò andare ad applicare. Quindi andrà rifatto, non tutto il montato, ma andrà sistemato perché vanno sistemate determinate cose. Come ad esempio va tolta una battuta che non ci può essere. E quindi bisogna lavorare un pochino di fino tra le inquadrature. Questa è la cosa più rognosa da fare perché è una battuta un po' particolare che si trova all'interno di uno spot alla fine dove le battute già sono molto contate. Quindi questa sarà l'unica cosa più critica da lavorare, ma non penso che ce ne sia, che ci sia altro. Quindi volevo aggiornarvi sullo step successivo. Quindi la prossima versione sarà la versione 8. Non abbiamo ancora la musica definitiva, quella utilizzata piace, ma forse vogliono far riarrangiare alcuni brani. Ci sono un pochino di cose ancora in ballo e in tutto ciò ancora non sono stati fatti gli effetti visivi. Ci sono degli schermi, quindi vanno cancellato il blu e aggiunto il contenuto. Poi andrà fatta color mix e quant'altro, ma ci arriveremo poi. Nel frattempo siamo ancora al montaggio e oggi siamo al 5 di gennaio, quindi prima dell'Epifania e lo spot dovrebbe andare in onda a breve, che io ricordi. Sì, probabilmente a breve. Aggiornamento della quasi fine dei lavori, perché sono state delle settimane molto complicate dove tra riunioni e decisioni sono state apportate un sacco di piccoli tagli allo spot che sostanzialmente è rimasto sempre lo stesso. Sono state provate più basi musicali, quindi abbiamo avuto la possibilità di poter sentire diverse cose. Oggi è stato deciso, è stato approvato la versione a 30 secondi, è approvata la musica. Quindi quello che ho fatto oggi è stato organizzare tutto il materiale per il mix dell'audio, al quale è andato il gatto che attira la mia attenzione. Yuki. Sì? Ho preparato tutto il materiale per il mix dell'audio. Ieri ho mandato tutte le clip utilizzate per il 30 secondi, che sono praticamente le stesse del 15, soltanto che il 15 è tutto un po' più ridotto. Con un'abbondanza, quindi ogni clip, ogni taglio, gli ho dato se non sbaglio 2 secondi in testa e 2 secondi in coda, al colorist che con il direttore della fotografia ha
stanno colorando lo spot e domani mattina dovrebbero mandarmelo. In seguito io adesso comincerò, anche se sera sono a casa e sto col portatile, a lavorare gli effetti, piccole cose da fare, ci sono delle cose creative. Comincio a lavorare sulle clip, sui file RAW, e poi appena mi arriva il materiale colorato dal colorist vado a sostituire gli effetti in quelle clip lì. Tutto questo perché venerdì bisogna consegnare al broadcast perché deve andare in onda. Quindi vi aggiorno non appena ho più elementi in mano, nel caso ve lo mostro anche dal monitor. Allora, piccolo aggiornamento, uno degli ultimi, è la sera prima della consegna dello spot, stiamo praticamente completo perché ho fatto tutti gli effetti, ho fatto tutte le animazioni, sono state approvate le due versioni, una da 30 secondi e una da 15 secondi. Questa cosa è successa stamattina, in pratica abbiamo passato parecchio tempo solo per queste approvazioni. C'è voluto davvero tanto tempo e purtroppo è una cosa molto normale quando si tratta di aziende grandi e strutturate, quindi è normale attendere un tempo per avere l'approvazione, insomma, del prodotto, del montato, specialmente anche dagli uffici legali e quant'altro. Dato il direttore della fotografia, il colorist sono di Roma, io a inizio settimana ho mandato tutto, diciamo, tutte le clip video utilizzate. Gli ho mandato i tagli con un po' di abbondanza, qualche secondo in più sia davanti che dietro, quindi in testa e in coda quasi 2 secondi di abbondanza, quindi tantissimo, per fargli colorare una prima versione ancora non approvata del 30 secondi. Fortunatamente si è davvero distaccato pochissimo, così il direttore della fotografia ha potuto colorare lo spot in autonomia e io invece ho continuato a lavorare sui file RAW. Ho fatto gli effetti sui file RAW nel momento in cui ho praticamente stasera terminato la color, la sera prima della consegna, perché oggi è giovedì 14, domani sarà venerdì 15, dobbiamo consegnare la mattina. Mi ha mandato il file con la color, purtroppo ha commesso un piccolo errore di processo, perché questo non è il processo corretto con cui si lavora, quindi ha sistemato tutte le inquadrature non tenendo conto che dovevo prendere le stesse inquadrature per rimettere gli effetti all'interno, quindi ho perso un attimo il controllo della situazione. Fortunatamente brava persona, grande professionista tra le altre cose, perché è un bravissimo direttore della fotografia molto conosciuto, sono le 10 di sera, 10:30 di sera, io ho detto qual era il problema, avrei dovuto rifare tutto da capo, ho detto non ti preoccupare, ti rimando i file. Adesso quindi sto praticamente aggiornando in continuazione Gmail aspettando che mi arrivi questo file, perché così posso chiudere lo spot, perché l'audio, il mix audio mi è arrivato, quindi potrei mettere tutto insieme e per domani mattina dovrebbe essere tutto pronto. Uscendo dall'ufficio, ho appena consegnato lo spot ai servizi di consegna broadcast, mi hanno detto che andava bene, quindi il controllo qualità, purtroppo quello impiega almeno un'oretta i passaggi amministrativi, quindi io so che andava bene perché ho parlato con chi lo stava facendo, ho detto non c'erano problemi, e quindi lo spot in teoria è archiviato. Io per scanso di equivoci non lo confermo al produttore e al cliente, aspetto sempre che mi arrivi la mail con il delivery report, così sono sicuro che l'ho stato consegnato e non ci siano problemi. That's all, questo è tutto per ora, quindi se non ci sono aggiornamenti allora il video andrà in conclusione, speriamo di no, o meglio speriamo che non ci siano altri aggiornamenti, così abbiamo finito questo lungo percorso durato un mese. Ok, QC terminato, controllo qualità completato, perché mi è appena arrivato il delivery report mentre tornavo a casa. L'ho detto all'agenzia, al cliente, e sono tutti quanti contenti. E quindi abbiamo finito. Insomma, così termina il racconto. È stato un bel viaggio.
voglio soltanto fare un attimo un riassunto. Tutto è cominciato il 10 novembre ed è terminato il 15 gennaio, quindi per realizzare questo spot abbiamo impiegato 2 mesi, in pratica giorno più giorno meno abbiamo impiegato ben 2 mesi. Prima di andare alle conclusioni vi faccio vedere almeno lo spot. Ottima la luce, ottima il riscaldamento, ottima, dammi internet per una serie TV. Ottima, il telefono. Ottima, grazie. Ah, e pagate voi per 3 mesi. Realizzare campagne pubblicitarie per il mercato nazionale non è difficile, ma non è neanche tanto semplice. Ci sono tantissime variabili, ci sono tantissime cose a cui fare attenzione, che non sono soltanto quelle tecniche. Naturalmente ci sono molte più persone che lavorano ad una produzione e bisogna ascoltare ogni reparto. Vi ripeto, non si parla soltanto di quelli artistici, ma anche quelli legali, quelli legati al marketing, quelli legati alla creatività, e poi ci siamo noi tecnici che dobbiamo mettere tutto insieme. In questa specifica produzione mi sono occupato ero responsabile della post-produzione, quindi ho gestito i flussi, anche se a un certo punto mi è sfuggito qualcosina di mano, ho realizzato gli effetti visivi e sono stato anche il montatore di questa campagna. Normalmente ormai non faccio, molto più raro che faccia il montatore per dei prodotti, mi occupo molto di più dell'aspetto tecnico della post-produzione, ma con loro c'è un rapporto, li conosco da tanti anni, ho montato tutti i loro spot e quindi ho continuato, se andrà bene continuerò a montare gli spot per loro. È sempre un enorme piacere farlo. Insomma, io spero che questo racconto vi sia piaciuto, vi abbia portato ancora una volta in una lavorazione un po' diversa da quello che si può vedere online. Il mio intento di raccontare quella che poi è l'esperienza reale di produzioni un pochino più grandi, raccontate, non soltanto mostrato quello che viene fatto sul set, ma proprio mostrati quelli che sono i processi, perché durante una lavorazione così lunga si alternano tantissimi stati d'animo, dalla gioia all'entusiasmo alla depressione. Ho cercato di raccontarvi un po' il sunto, quello che è successo, e spero che questo tipo di viaggio possa piacervi. Se così è stato, se quindi è vero che vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, perché così so che vi è piaciuto. E se ne volete vedere altri, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, perché ne potranno arrivare ancora altri. Sicuramente un altro arriva, un po' diverso, ma sicuramente un altro arriverà, perché è durato ancora di più, quasi un anno, e è ancora in corso, quindi spero di terminarlo a breve. Insomma, io vi ringrazio per la visione, vi ricordo di seguirmi anche sugli altri canali social, Instagram in primis, trovate tutti i link qui sotto, insomma. E se avete delle domande, siete curiosi, vogliamo interagire, potete scrivermi qui sotto nei commenti, oppure potete cercarmi su Facebook, ad esempio, trovate la mia pagina Facebook, ve la lascio linkata qui sotto in descrizione. Insomma, io vi ringrazio per la visione, per il tempo a me dedicatomi, vi lascio con un saluto e vi dico che ci vediamo prossimamente con un nuovo video.